Eccomi qua a parlarvi del mio lasciarsi ribaltare e del fatto che, come per tantissime situazioni nel nostro paese, anche le presentazioni di lasciarsi ribaltare salteranno tutte, poiché in questo momento sta saltando tutta la scuola del nostro paese. Ma la scuola, sebbene sia chiusa, rimane un diritto da garantire a tutti e resta aperta a tutti. Oggi è il momento in cui davvero sentiamo perdere terreno sotto i nostri piedi e diventa difficile pensare a una didattica a distanza che possa essere realmente funzionale all'apprendimento. Però forse è il giorno in cui possiamo trovare la chiave di volta per innovare realmente. Forse è il momento in cui dobbiamo veramente lasciarci ribaltare da una situazione più grande di noi e nella quale possiamo iniziare a sperimentare con piccole cose, in semplicità, l'innovazione che abbiamo tanto richiesto e sulla quale abbiamo tanto discusso. È oggi il momento in cui dobbiamo tirare fuori la nostra creatività professionale e fondere professionalità e idee con coraggio, senza creare allarmismi, ma mettendoci testa e piedi come veri professionisti della scuola. Ripensavo stamattina a quello che si può fare. Si può fare tanto, dobbiamo avere il coraggio di rimetterci un attimino a studiare anche. Allora, tre suggerimenti che voglio condividere con voi, tre libri che stamattina mi hanno parlato e io riguarderò con molta attenzione in questi giorni e che vi suggerisco di tenere come vostri supporti, oltre a lasciarsi ribaltare. Sono sempre io. Allora, è un momento in cui educare diventa forse prioritario perché è difficile fare educazione e istruzione a distanza, non l'abbiamo mai fatto. Matthew Fox in questo libro dà delle indicazioni importanti. Io non vi faccio la recensione dei libri che vi sto proponendo, però vi dico che sicuramente c'è qualcosa di interessante per ciascuno di noi, uno spunto, un'idea, un'intuizione che potrebbe diventare attività da proporre ai nostri ragazzi. A livello teorico potete sicuramente dare un'occhiata e fare vostri questi due testi, Edgar Morin, La testa ben fatta, Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero e ancora Ken Robinson, La scuola creativa, del quale autore sicuramente avete visto video in passato che sono diventati virali sull'innovazione e sul bisogno di cambiare la nostra scuola. Vi invito ad essere coraggiosi, a fare quello che desiderate, sia il cambiamento che volete vedere avvenire e a portare le novità e anche il passato nelle novità. Ci vediamo presto, speriamo nelle presentazioni dal vivo e che dirvi? Buona fortuna a tutti!